Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, abbiamo visto quanto casino, come al solito, è successo ieri 27 giugno con l'introduzione della patch 4.5, quella che praticamente ha visto inserire nel nostro Fortnite un sacco di features interessanti. Abbiamo visto ovviamente la modalità parco giochi, che poi è crashata dopo tipo 20 minuti. Abbiamo visto la nuova modalità, quella da 5 squadre, da 8 squadre, da 12, se non ricordo male, che troviamo sempre nella sezione delle sfide, e abbiamo visto i grandi cambiamenti nella mappa, tra cui ultime modifiche al missile, al razzo. Ci sono delle luci rosse che stanno veramente preannunciando una partenza. Abbiamo visto anche degli altri piccoli razzetti inseriti che vanno a completare il missile, e ovviamente sia nell'ologramma del missile che praticamente in tutte le televisioni della mappa è partito, anche per gli utenti del PC, probabilmente anche quelli da console, il countdown. Quindi ragazzi, sappiamo che il 30 giugno avremo qualcosa che succederà nel Rocket. Ho fatto anche ieri un video con il nostro Nick 5 Stelle, dove abbiamo scoperto dei file di gioco che preannunciavano un grande crash del Rocket da qualche parte. Però ragazzi, Rocket, parco giochi, le nuove modalità non sono proprio tutte le feature che sono arrivate con l'update 4.5. Andiamo un attimo a metterci nella nostra pagina principale di Fortnite, e ragazzi, se noi ci spostiamo sulle impostazioni, quindi con le tre righette in alto e la rotellina, e andiamo nelle impostazioni, se raggiungiamo l'ultima icona, quella dell'omino, è venuta fuori una nuova voce che è molto molto interessante. Sotto la sezione del rimborso, quindi degli acquisti indesiderati, c'è la sezione regalo e dice: può ricevere regali da altri. È impostato su no di default, noi possiamo metterlo su sì, quindi con applica noi avremo la possibilità di ricevere dei regali, delle gift dagli altri personaggi. Ovviamente, per quello che riguarda, allora, non potremo ricevere un ipotetico pass battaglia, quello ragazzi non lo si può prendere. Potremo invece ricevere come regalo, sembrerebbe, le skin e i picconi. Ovviamente io credo che, anche se venga inteso skin, chi ha scritto il post dica, cioè intenda anche deltaplani e ovviamente i picconi. Come avevamo già detto, questo vuol dire, ragazzi, che se per caso avete degli amici che hanno il profilo dalla prima season, paradossalmente, e riuscite a convincerli a farvi regalare una Skull Trooper o una Gold Trooper o uno Schiaccianoci, la cosa è assolutamente fattibile. Ma non è finito qua, ragazzi. Noi possiamo andare, chiudiamo intanto Fortnite, perché per il momento, purtroppo, raga, sembrerebbe che l'unica cosa che ci sia relativa ai regali è appunto quella voce che abbiamo appena visto nella sezione delle informazioni. Se noi chiudiamo, ragazzi, Fortnite e andiamo ad aprire Google, se andiamo su Reddit, questa, ragazzi, che state vedendo è la pagina ufficiale di Reddit dedicata a Fortnite, scusate, ho cliccato male, a Fortnite Battle Royale. Vedete, questo è il nome, 706.000 iscritti, ci sono dentro 32.000 persone.
questo, ragazzi, è un post ufficiale fatto 18 ore fa da Epic. You can now receive gift enable in settings, quindi adesso tu potrai ricevere dei regali, abilitali nelle impostazioni. Se andiamo a vedere, ragazzi, il commento, il primo commento di Mr. Popo, che ha la verifica di Epic Games, vedete che è l'unico che ha praticamente il logo di Epic Games, perché se noi scorriamo, vedi, anche le altre persone sono degli utenti normali e quindi non hanno la spunta Epic Games che fa parte dello staff. Dice: gifting will be coming in the future, we don't have an exact date to share, but we will inform you once we do. Questo vuol dire, ragazzi, che Epic ribadisce che il modo di poter fare regali arriverà in un prossimo futuro. Io credo che arriverà intorno alla seconda settimana barra terza della season 5. Questo perché? Perché vi dico questo? Perché secondo me adesso sono troppo concentrati, soprattutto in questi giorni, nel chiudere la season 4 e quindi nel mandarci i leak, nel dirci delle cose, nel farci i micro spoiler, e poi saranno mega attenti a prendere e a tenere sotto controllo l'inizio della season 5. Quindi probabilmente dopo la seconda settimana dell'inizio della nuova stagione dovrebbe un pochettino calmarsi tutto e potranno, credo, dare il via alla possibilità di regalare degli oggetti a tutti i giocatori. Quindi, ragazzi, per adesso mettetevi il cuore in pace. La cosa bella è che sappiamo che la possibilità di poter regalare le cose c'è, è ufficiale, ce l'abbiamo nel gioco e quindi ben presto la potremo usare. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!